È da poco terminato il convegno di Consumer Forum, siamo qui al termine con Mario Finzi, presidente di Consumer Forum, al quale chiediamo un po' di farci il bilancio di questo convegno molto interessante su questa economia del digitale, dei database, e spiegarci un po' quali sono rischi e opportunità che i consumatori corrono in questo tipo di economia. Ma sicuramente in questo tipo di economia ci sono vantaggi importanti per i consumatori, ma alcuni aspetti della nostra vita quotidiana si semplifica. C'è un aspetto a cui dobbiamo stare molto attenti, cioè ogni volta che noi ritroviamo, facciamo ricerche sul web, ci iscriviamo sui social media, usiamo una carta fedeltà in un supermercato, stipuliamo contratti vari, scarichiamo giochi, app. Ecco, in tutti questi momenti noi rilasciamo una grande quantità dei nostri dati personali e questo lo facciamo abbastanza inconsapevolmente. Dal punto di vista dei consumatori bisogna aumentare la consapevolezza di questo aspetto, cioè che i dati personali che rilasciamo intanto hanno un valore economico, non per il consumatore direttamente, ma soprattutto pongono dei problemi abbastanza seri spesso di privacy, ma non soltanto di privacy. La raccolta, il trattamento, l'uso di questo immenso volume di dati e di informazioni personali che noi rilasciamo sul web e che vengono, diciamo, trattati dalle imprese, dalle organizzazioni che se ne possono servire, cambiano proprio la struttura di certi mercati. Alcuni mercati sono completamente trasformati dal possesso e dall'utilizzo di questi grandi moli di dati. Allora, oggi abbiamo appunto sentito le autorità di regolazione, abbiamo visto che tutte quante variamente sono interessate a questo fenomeno e ne sono interessate proprio perché devono in qualche modo cercare di regolare gli effetti di questa trasformazione digitale. Non è facile, la dimensione nazionale delle autorità è un ostacolo perché i colossi del mondo digitale, che sono i protagonisti di tutto questo nuovo versante economico, sono molto spesso delle multinazionali, molto spesso risiedono in paesi nei quali gli ordinamenti giuridici non riconoscono gli ordinamenti italiani, quindi. E allora oggi abbiamo sentito a che punto sta anche il lavoro che fanno i regolatori nell'interfacciarsi con i regolatori degli altri paesi e a che punto sta la possibilità di avere delle regolazioni almeno a livello europeo, se non a livello globale, perché questo probabilmente non è immaginabile. C'è un ritardo sicuramente, le autorità hanno sostanzialmente ammesso l'impressione che abbiamo che siano un po' in affanno, un po' a rincorrere gli eventi, ma certo. È vero che questa è un'economia che si muove a una velocità straordinaria, mentre i regolatori ovviamente hanno i tempi che devono avere anche proprio per assumere delle decisioni che siano di effettiva garanzia e che non ostacolino il progresso, ma continuino a garantire il consumatore. Il consumatore, e questo è un mestiere di chi si occupa appunto dei consumatori, delle associazioni dei consumatori, hanno soprattutto il dovere di far capire questa trasformazione ai cittadini, in modo che i cittadini possibilmente si possano avvalere dei vantaggi senza subire, diciamo, i rischi che sono. Questo, diciamo, in linea fortemente generale. Poi ogni autorità ha spiegato qual è il tema, diciamo, più forte del loro settore e ha cominciato a prefigurare il tipo di interventi che sono possibili. È stato molto interessante sentire che intanto tutti quanti si sentono coinvolti in questa nuova situazione e che tutti quanti, diciamo, stiano cercando di organizzarsi. C'è l'aspetto, diciamo, che pure
da capire fino in fondo, e cioè che proprio dal punto di vista delle conoscenze le autorità sono degli organismi amministrativi che sono, diciamo, costruiti su delle competenze giuridiche essenzialmente. Oggi servono delle competenze ulteriori, dove i giuristi, quelli che devono fare le nuove regole, devono essere supportati da competenze nuove, essenzialmente ingegneristiche, e non basta il diritto all'economia, qui ci vuole, diciamo, una conoscenza di come le tecnologie cambiano i mercati. Questo è il tema. Abbiamo ascoltato una frase che perlomeno ci è rimasta un po' più impressa, che hanno detto si passa dalla difesa dei consumatori alla difesa del consumatore. Beh, certamente. È una criticità questa oppure un'opportunità? Come... Tutte e due, nel senso che qual è la questione? Conoscendo perfettamente, con una profilatura che è, diciamo, ormai forse mille volte superiore a quella che si poteva fare fino a qualche anno fa, le imprese hanno una conoscenza profondissima del singolo consumatore. Sanno tutto di lui, della sua categoria sociale, della città dove si muove, cioè sanno tutto di lui. E quindi possono fare delle offerte di servizio che sono mirate per quel consumatore. Questo ovviamente in condizioni normali è un vantaggio. Io avrò un'assicurazione che fa, che mi offre dei servizi che sono esattamente quelli di cui ho bisogno. Cosa però, qual è il profilo ulteriore? Il profilo ulteriore è che se io sono una persona che ha un qualche problema, che può essere un problema economico, può essere un problema sanitario, può essere una storia, diciamo, che il mio interlocutore conosce, che non è proprio quella per cui io sono un cliente, diciamo, dei preferiti. Conveniente. Può succedere intanto che l'offerta non è più favorevole come quella che si fa a un altro cittadino, e poi qualche volta porta addirittura alla esclusione di alcuni soggetti dalla possibilità di ottenere certi servizi. Questo accade molto chiaramente nel mondo delle assicurazioni, nel mondo bancario, sì, nel mondo del credito, e lo vediamo tutti i giorni. Allora, su questo dobbiamo avere le idee chiare e probabilmente anche escogitare qualche correttivo di tipo regolatorio, ma è un lavoro, diciamo, molto grosso, che però, da quello che abbiamo visto, è ben chiaro ai nostri regolatori, insomma, le autorità non si nascondono dietro a questa. E le associazioni dei consumatori sul territorio, gli sportelli che hanno più il polso della situazione, quali sono quelle azioni dirette più efficaci che possono fare? Solamente informare oppure, diciamo, ci sono altri tipi di interventi? Intanto noi dobbiamo essere ben... Intanto dobbiamo informarci molto bene e dobbiamo stare molto aggiornati su come cambiano tutte queste cose, perché se non siamo aggiornati e se non conosciamo in profondo questa evoluzione dei mercati, non siamo nemmeno in grado di consigliare bene il consumatore. Quindi la prima cosa è questa, essere noi informati, poi campagne informative, dialogo continuo con le persone, far osservare quando ci sono degli aspetti, diciamo, patologici in cui qualche cittadino si è trovato, consigliarlo opportunamente, fargli capire dov'è che c'è stato un errore, eccetera. Io penso che per certe generazioni sarà molto difficile arrivare a informare tutti, quindi bisogna molto lavorare sui giovani, sui ragazzi, sono quelli che già spandono sui social media tutte le loro informazioni personali, e questo invece dobbiamo cominciare ad arginarlo. Però i ragazzi sono molto ricettivi e capiscono, bisogna andarli a cercare dove stanno, nelle scuole, nei loro punti di riunione, sugli stessi social media. Per concludere, Consumer Forum ha già delle idee per il prossimo appuntamento oppure è tutto un work in progress? Ma
Avere oggi delle idee per l'anno prossimo è un po' la negazione di quello che abbiamo detto oggi, cioè che tutto cambia da un mese all'altro. E quindi io aspetterò fino all'ultimo minuto possibile per decidere qual è il fatto del giorno o dell'anno, insomma. Comunque quello che abbiamo fino adesso scandagliato è un tema che ci può portare delle sorprese, quindi può darsi che restiamo vagamente su questi temi. Grazie mille Mario, buona fortuna, buon lavoro. Grazie.